sulla legge di stabilità, la prima cosa da fare è discutere in Parlamento e ragionare sulla possibilità di elevare il deficit fissato per il 2014 al 2,5%, non è il 3, è il 2,5%, e la ragione la sapete tutti benissimo, la sanno quelli che ci ascoltano. Noi abbiamo il più alto debito pubblico in valore assoluto dell'Europa, credo che in percentuale siamo dietro alla Grecia, ma 2.000 miliardi e più di debito pubblico ce li ha solo l'Italia. Paghiamo annualmente 85 miliardi di interessi su quel debito e dal 2016 abbiamo una terapia di rientro concordata con l'Europa anche in ragione delle difficoltà che la destra ha imposto a questo paese, immagine internazionale devastata, quindi siamo andati a Bruxelles col cappello in mano a dire dateci tutti i compiti a casa, anche di più, abbiamo anticipato di un anno, unico paese in Europa, il pareggio di bilancio in Costituzione, perché non ce lo chiedeva l'Europa, ci siamo offerti noi come prova della buona volontà di fronte a un governo impresentabile sul profilo dell'immagine, ma noi dal 2016 dobbiamo rientrare da quel debito per una percentuale di un ventesimo all'anno per la quota eccedente la rapporto del 60% tra debito e PIL, un mare di quattrini. E allora devi fissare il deficit, si dice al 2,5, perché sennò da Bruxelles ti dicono che non stai facendo i compiti a casa, che non ti stai avvicinando con una marcia adeguata a quell'impegno. Ma io non dico mica di fronte alla crisi e alla situazione della finanza pubblica mettiamo 50 miliardi di euro sul cuneo fiscale, perché non ci sono quelle risorse. Però alzare quel rapporto del deficit dal 2,5 al 2,7 vorrebbe dire liberare 3 miliardi di risorse aggiuntive da destinare a un piano per l'occupazione in settori assolutamente vitali per questo paese, che passano attraverso la messa in sicurezza del suolo, del territorio, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riconversione ecologica degli edifici pubblici, restituendo un po' di domanda, di redditi, di consumi e anche di attività economica al tessuto diffuso dell'impresa, piccole, di media dimensione, in particolare nell'edilizia, ma non soltanto. Ecco, questa è una cosa concreta che puoi fare.